Bene, dopo aver introdotto all'analisi spettrografica, allo studio degli spettri acustici delle vocali, alla misura delle formanti, al tracciamento dei diagrammi F1, F2 e F2, F3, e aver visto quindi come sia possibile categorizzare tutte le realizzazioni di suoni vocalici, avevamo introdotto il problema del movimento delle formanti nel corso della produzione di una vocale. Questo movimento è legato alla coarticolazione, cioè al passaggio da un suono precedente a un suono successivo e al fatto che quando questo avviene si ha un'anticipazione del suono seguente nello stesso movimento che gli organi articolatori mobili compiono per avviarsi a creare la configurazione necessaria per generare il timbro acustico del suono seguente. O comunque creare l'assetto articolatorio tale da permettere la produzione del suono seguente. Abbiamo visto quindi delle transizioni. Tra un suono e l'altro si hanno delle transizioni. All'interno di un suono vocalico noi distinguiamo dei movimenti di formanti che dipendono dalla posizione che queste formanti occupavano nel suono seguente e dal tempo che ci mettono a raggiungere il bersaglio. Il bersaglio articolatorio di solito è raggiunto in una porzione centrale del segmento all'interno del quale noi cerchiamo di delimitare l'esistenza di quel determinato suono. Si ha una fase di impostazione del suono, poi una fase di stabilità e poi una fase di decadimento nella quale si anticipano le caratteristiche del suono seguente, quindi si avvia la transizione, la formante si muove per raggiungere la posizione in cui risuona il condotto vocale durante la produzione del suono seguente. Osservando lo spettrogramma anche dello stesso parlato di laboratorio, che è un parlato molto controllato, si osservano delle fasi che non sempre è facile attribuire a un suono o all'altro. Per avere una guida essenziale sulla segmentazione di uno spettrogramma, suggerisco il riferimento al manuale La fonetica sperimentale di Antonella Giannini e Massimo Pettorino. Tuttavia, anche nei documenti che abbiamo messo a disposizione sul sito del Laboratorio di Fonetica Sperimentale Arturo Gerre, è possibile trovare delle indicazioni pratiche a questo livello. Argomento che riprenderemo approfondendo alcune categorie di suono, alcuni modi d'articolazione in particolare. Eccoci di fronte a una tipica rappresentazione spettrografica che si può ottenere in una finestra di analisi del software PRAT, nella quale osserviamo l'oscillogramma in alto e lo spettrogramma in basso. Questo è lo spettrogramma della parola stazione, pronunciata da uno speaker, da un attore. Si distinguono le varie fasi che caratterizzano i distinti suoni che noi percepiamo in questa parola. In particolare, cominciamo con l'osservare le caratteristiche del suono costrittivo iniziale, una costrittiva alveo-dentale sorda, s, che come vedete occupa la porzione, la metà superiore dello spettrogramma. Gli annerimenti si situano esattamente nella metà superiore, cioè sopra 4000 Hz, anzi in modo particolarmente accentuato a partire da 5000 Hz. Da 5000 a 8000, e noi possiamo immaginare anche oltre, notiamo la maggiore concentrazione di energia dispersa in un rumore che non ha caratteristiche armoniche. Questo suono di tipo S ha, come si vede bene sull'oscillogramma, una fase veloce di innesco, una tenuta abbastanza stabile e una fase forse leggermente meno veloce, ma comunque abbastanza netta, di decadimento, perché occorre passare all'articolazione dell'occlusiva seguente, che è un'occlusiva anche questa alveo-dentale sorda, che presuppone quindi una tenuta, una fase di tenuta di silenzio, di assenza totale di suono, solo che qui effettivamente non si nota quello che noi ci aspetteremmo, cioè una traccia completamente bianca che corrisponde a questo silenzio. Abbiamo qua una fase in cui un rumore di frizione minimo residuo persiste, nonostante sia debolissimo e abbia una concentrazione ancora più stretta rispetto a quella del suono precedente.
A questa fase di riduzione netta dell'energia segue una fase di esplosione, un'esplosione, uno scoppio che caratterizza il rilascio dell'occlusione. È questa quella che si chiama una barra di esplosione, uno spike, che dura all'incirca 5-10 millisecondi nel caso di un alveo dentale, e infatti vediamo che in questo caso corrisponde alle nostre aspettative. Ecco, però immediatamente dopo l'esplosione parte la vibrazione delle corde vocali. Abbiamo qui una vocale di tipo A. La vocale si riconosce immediatamente dalla struttura, dalle righe verticali che rappresentano i singoli cicli di vibrazione delle corde vocali, e da una struttura formantica che stabilisce le caratteristiche del timbro. Alcune formanti sono più evidenti, altre sono più deboli, altre ancora nella produzione di questo parlante risultano molto attenuate, addirittura non visibili nello spettrogramma. Vediamo bene da 0 a 8000, in questo caso 5 formanti, 3 abbastanza forti sotto i 4000 Hz, che è la posizione dove si situano solitamente le componenti energetiche più importanti di un suono vocalico, e in particolare una terza formante che non misureremo, che non osserveremo in questo caso, perché abbiamo già detto che non definisce un tratto pertinente nel vocalismo dell'italiano, mentre invece la prima e la seconda formante si offrono la possibilità di individuare la caratteristica timbrica del suono. In questo caso, diversamente da quello che ci saremmo aspettati, cioè due formanti molto vicine in media banda, cioè intorno a 1000 Hz, abbiamo una leggera divaricazione tra le due formanti. In particolare, la prima risulta essere leggermente più bassa del previsto, e la seconda leggermente più alta. E questo è dovuto in buona sostanza al fatto che questo speaker, quando pronuncia questa A in questa posizione, la palatalizza leggermente. Non dice quindi stazione, ma tende a dire stazione. Stazione. Quindi una pronuncia, se vogliamo, un po' affettata. La vocale comunque è ben delimitabile dal momento in cui iniziano a vibrare le corde vocali al momento in cui cessano di vibrare, perché il suono seguente è di nuovo una consonante sorda. Ed è una consonante sorda, tra l'altro, che chiude la sillaba precedente, e questo spiega anche il motivo per cui questa vocale risulta essere così breve, così contenuta. Noi diciamo che questa vocale è in sillaba chiusa, in inglese si parla di sillaba, checked, cioè controllata. C'è una consonante che blocca, quella vocale, la fa, terminare piuttosto bruscamente. Questa consonante è una consonante affricata, cioè semi-occlusiva. Inizia con una fase occlusiva piuttosto lunga che comincia a degradarsi nel momento in cui cominciano a comparire delle alte frequenze, dei rumori che segnalano come progressivamente stia avvenendo un rilascio della fase occlusiva. Durante questo rilascio avviene la comparsa di una frizione dal colorito molto variabile, che si concretizza in una fase in cui troviamo di nuovo una distribuzione di energia che ricorda il rumore che avevamo descritto nel caso del suono costrittivo alveolentale iniziale. Quindi questo ci mostra bene come l'affricata z dell'italiano sia costituita da una fase di tenuta, occlusione, e da una fase di rilascio non segnata particolarmente da un'esplosione, ma da un progressivo rilascio che si caratterizza per una dinamica. Questo fa sì che noi dobbiamo parlare in questo caso di una fase di rilascio, di una fase costrittiva, e non possiamo intendere questa nostra semioclusiva dentale come la successione di due distinti suoni. Si tratta di due fasi di un unico suono che ha una tenuta iniziale e un rilascio progressivo con rumore di frizione. Tuttavia, il movimento che noi vediamo qui innescato e che si concretizza in quest'ultima fase con l'apparizione di alcune tracce in frequenza relativamente più bassa è dovuto al fatto che sta avvenendo la coarticolazione col suono successivo, che nel caso di questa parola è un'approssimante palatale. Quindi noi abbiamo qua una fase in cui comincia a formarsi una formante che si muove verso il basso, una formante anche qua che resta un po' stabile all'inizio, ma si muove anche questa piuttosto bruscamente. Un'altra formante ancora, che è questa che rappresenta tipicamente la seconda formante di Na-Yi, ma qui è molto debole e diventa più energetica nel momento in cui si ha questo
incrocio questo passaggio che abbiamo già descritto parlando della transizione tra y e u. Anche qui abbiamo una transizione tra un suono di tipo approssimante palatale e una vocale velare, che però in questo caso non è una u, ma è una vocale medio-alta, una o. Tuttavia vediamo di nuovo questo cambiamento di affiliazione di cavità che avevamo già descritto. Quindi queste sono le tre formanti, seconda, terza e quarta della I, che si presentano in un segmento molto più variabile, molto più dinamico, e si associano comunque a una prima formante che somiglia anche questa molto alla I, nonostante presenti subito una rapida variazione dalle basse frequenze tipiche di una vocale alta alla frequenza necessaria per caratterizzare timbricamente la vocale seguente, che è una vocale medio-alta. Quindi si ha un aumento di F1 che abbiamo descritto essere tipico di un abbassamento della lingua. Ovviamente le altre formanti testimoniano di un veloce arretramento dell'articolazione, del punto di articolazione, da suoni di tipo palatale a suoni di tipo velare. E questa quindi è la O, che ha una sua fase di stabilità e poi una fase in cui si manifestano transizioni che segnalano l'impostazione dell'articolazione del suono seguente, che è una consonante nasale effettivamente. E in qualità di consonante nasale implica l'abbassamento del velo, in corrispondenza, diciamo, dell'abbassamento del velo si manifestano dei movimenti anche abbastanza decisi, ma abbastanza marcati, che creano un accoppiamento tra la cavità del condotto vocale, la piccola cavità che resta dietro l'articolazione dorso-velare, e le cavità nasali che sono molto più ampie, molto più lunghe, e quindi noi ci aspettiamo già che la prima formante sia più bassa, e la seconda, la terza, non è più sicuro che siano la seconda e la terza, perché cominciano a presentarsi anche altri effetti di sovrapposizione. Nascono degli zeri formantici, cioè delle antirisonanze che portano alla cancellazione di alcune formanti. Noi in effetti vediamo qua una struttura completamente diversa, a tre formanti nella quale non riusciamo più a riconoscere quale di queste sia diventata la formante tipica del suono nasale. Il suono nasale è caratterizzato per quello che si chiama il nasal murmur, cioè un mormorio nasale, una bassa frequenza. Si vedono anche altre risonanze, c'è tipicamente una risonanza intorno a 500, una risonanza intorno a 1200, alcune volte più evidente, alcune volte meno evidente, ma soprattutto appunto si notano delle formanti di banda più larga all'interno delle quali si notano delle linee bianche che segnalano appunto queste antirisonanze. Complessivamente dobbiamo anche considerare la caduta di energia che caratterizza il suono nasale. Se consideriamo il massimo di energia presente all'interno del suono vocalico precedente, che è anche un suono una vocale accentata, si parla comunemente di una caduta di 20 decibel, ma in realtà se poi teniamo conto del fatto che questo suono progressivamente è andato attenuandosi, la caduta può essere molto inferiore, può essere soltanto di una decina di decibel. E questi decibel vengono recuperati passando dalla consonante nasale a un nuovo suono vocalico, questa volta una vocale non accentata finale, che presenta tutta la sua struttura formantica con enfasi particolare di certe frequenze, ma che è comunque nettamente più debole delle altre due. Si nota un residuo di nasalità che caratterizza tutta quest'ultima vocale, ancora una volta legata alla presenza di una formante separata solo da una sottile linea bianca e altre formanti a banda larga. Questa è una formante a banda larga che ancora una volta può dipendere da una forma di nasalità residua. È la stessa struttura formantica che abbiamo osservato in altri casi, con alcune irregolarità tipiche di questa posizione. L'ultima considerazione che facciamo è in questo strascico finale. Le formanti durano molto al di là della delimitazione che abbiamo posto alla durata efficace del suono, cioè quella durata all'interno della quale il suono ha ancora un'energia abbastanza forte da essere udibile, mentre qui si ha un decadimento, una progressiva riduzione dell'energia con la creazione di strascichi, detti drawls, strascichi comunque udibili, ma che l'orecchio interpreta già come effetto di un'inerzia, di una vocale che si caratterizza per una voce che si sta affievolendo e quindi non viene analizzata come parte essenziale
di quest'ultima vocale. Diciamo che approssimativamente per stabilire la durata di questo suono bisognerebbe fermarsi laddove si interrompono le formanti. Di solito la seconda, ma in questo caso vediamo che già la prima si è fermata ancora prima della seconda, quindi probabilmente la durata, diciamo, intenzionale del suono può arrivare al massimo fin qua. Tutto questo è sicuramente invece risultato dell'inerzia, del fatto che il parlante ha esaurito il suo compito enunciativo e lascia andare l'energia residua in cicli di vibrazione che progressivamente possono diventare irregolari, come accade per alcuni parlanti. Aggiungiamo soltanto che la durata efficace di un suono non accentato finale assoluto, è stata stimata intorno al 70% della durata misurabile. Questo concetto di durata efficace è stato proposto, studiato, valutato sperimentalmente da un fonetista francese di origini italiane, Mario Rossi, dell'Università di Aix-en-Provence, che negli anni 70, primi anni 70, ha pubblicato dei lavori sui valori di soglia, di durata, di intensità, che permettono di negoziare tra una durata oggettiva del suono e la durata del suono percepito.